Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, oggi finalmente si sono degnati di portarmi gli armadi nel mio studio, ok? Quindi ho ripreso in mano tutti gli scatoloni, li ho aperti e ho trovato una cosa che adesso vi faccio vedere. Allora. Vedete questo quadretto? Allora, lo faccio vedere bene. In foto ci sono io e mia sorella, Chiara, più o meno era l'84-85 ed eravamo a Gardaland, nella zona dei cowboy. Non so se c'è ancora sta zona, cosa del genere, perché allora Gardaland era decisamente più piccolo. Mi ricordo che c'erano già le montagne russe, non mi ricordo se c'era il Colorado Boat, però c'era il cinema, un cupolone gigante con cinema con gli occhialini. Mi ricordo che si entrava con questi occhialini, l'effetto era quello che era, queste mega macchine che ti venivano addosso, macchine americane con le ruote giganti. Sta foto ha una particolarità. Mi ricordo che anni dopo, quando stavo facendo un massaggio a una mia amica, okay, ha visto questa cosa che era attaccata giù, fa: cazzo, eri veramente un bellissimo bambino, mi fa. Ma proprio l'ha detto con innocenza, senza malizia, fa: eri veramente un bel bambino, fa. Cosa è successo dopo? Però ha ragione, in effetti, ho avuto un decadimento incredibile, secondo me, l'ho anche detto nell'ultima canzone di Natale, ho detto sta cosa. Però il decadimento fisico che ho avuto, l'ho avuto da subito, non è negli ultimi anni, l'ho avuto da subito. Diciamo che a me, io sono stato fregato dal grunge, dal periodo grunge, dove essere depressi era cool, era figo. Il problema è che non sono mai uscito da quel periodo, mi sa. Ma c'è anche un altro motivo per cui ho mostrato sta foto. Perché sorridevo, ok? Avete presente quando dicono, la famosa frase, eravamo felici e non lo sapevamo? Io mi ricordo molto bene quel giorno a Gardaland, come mi ricordo una volta nel Marmolada o cose del genere. Perché in effetti ero felice e lo sapevo benissimo di essere felice a quell'età. A quell'età potevo permettermi anche di sorridere, cosa che non ho fatto molto dopo negli anni, a parte dei periodi, ok? Ero felice e lo sapevo, perché non c'erano preoccupazioni, non c'era la paura del futuro, c'era qualcuno che badava a me, se facevo un guaio arrivava qualcuno, non c'era la paura del domani, cosa farò domani, sapevo che c'erano le medie, le superiori, dopo c'era l'università, però ero ancora alle elementari, mi sa, ok? Quindi dovevo solo ed esclusivamente divertirmi. Aspettare l'estate in cui potevo restare fuori, la sera, giocare, moltissimi amici, zero preoccupazioni, zero tutto. Quindi è chiaro che sorridevo, ero felice, semplice, ero contento, zero rimpianti, dovevo ancora partire con l'epoca dei rimpianti, della nostalgia, che adesso ho tantissimo, proprio per tanti periodi della mia vita, se sincero. Però se devo dire un momento, dico quello, un fotogramma in cui sorrido, in cui tutto è bello, in cui la vita non è bianca e nera, è solo bianca, ok? In cui non c'è la paura domani cosa succederà, perché all'epoca me ne fregavo di quello che sarebbe successo il giorno dopo. Poteva succedere tutto, tanto cosa mi cambiava? L'importante era giocare a pallone, tirare calci al pallone, aspettare l'estate, aspettare l'inverno per la neve, meravigliarmi per le lucciole nei campi, mettermi i guanti perché d'inverno faceva freddissimo, ma ripeto,
tutto questo me ne fregava, cioè me ne fregavo perché, ripeto, con quel sorriso là, tutto il resto era ininfluente. È per questo che dico, ero felice e lo sapevo. E lo scopo sarebbe riuscire ad avere ancora, ok, quel sorriso, un sorriso che è come un'armatura che ti fa rimbalzare tutto addosso. E buonanotte.